Ciao, siamo qua allo stand della ESPL TD a presentare le novità di quest'anno. Per la prima volta c'è un catalogo mondiale unificato e quindi viene introdotto a livello worldwide la serie Original, che è prodotta dal Custom Shop, che qua vediamo in modelli one of a kind. Sono modelli certificati prodotti in un solo esemplare ciascuno. Grande novità anche di quest'anno, ma che vedremo effettivamente in Europa nel 2015, è la serie americana. La ESP ha aperto una nuova fabbrica in America, direttamente qua in California, dove vengono prodotti dei nuovi modelli e anche i classici che da sempre hanno contraddistinto ESP. Tanti nuovi signature model, in particolare vorrei far notare la nuova signature di James Hetfield, che è la Iron Cross in versione bianca, chiaramente sia in versione ESP che in versione LTD. Torniamo in Giappone ed eccoci davanti alla serie E2, che sostituisce la serie ESP standard, ma è fatta nella stessa fabbrica, e ci sono dei nuovissimi modelli come l'ST2, che è davvero bella, e poi ci sono modelli a 7 corde, 8 corde e tante novità e tante nuove finiture estetiche, come la potete vedere questa paletta nell'Horizon. ESP apre a Di Marzio, abbiamo le nuove C401 dotate di pick-up Di Marzio. Questi pick-up li trovate sia sulla serie 400 sia sulla serie 1000, per portare a un tono nuovo e fresco.